Si è conclusa la requisitoria del PM Giulia Pantano nel processo Guardiano. Il magistrato della Procura Antimafia di Reggio Calabria, nel tardo pomeriggio di ieri, ha chiesto la condanna di Nicola Albaro a 15 anni di carcere, in continuazione con la condanna riportata nel procedimento prima. 12 anni sono stati imboccati dal pubblico ministero per Antonio Albaro e 9 per Natale Cutrì. La cosca degli Alvaro, secondo l'accusa della Procura Antimafia, tiene in pugno l'economia della zona spromontana, attraverso l'applicazione sistematica della guardiania come controllo ferreo del territorio, l'estorsione camuffata da protezione che in alcuni casi si tramutava in accaparramento del fondo agricolo da parte della cosca. Nelle 5 ore di requisitoria, il pubblico ministero ha ripercorso l'andamento del dibattimento, richiamando la testimonianza nel processo dell'ex sindaco di Sinopoli, Giuseppe Luppino, grosso proprietario terriero del piccolo centro spromontano e maggiore accusatore degli Alvaro. I provvedimenti contro il clan Albaro sono stati eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria il 28 di aprile 2016. Nei loro confronti il GIP distrettuale aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse a vario titolo di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno sequestrato terreni per un valore di 1,5 milioni di euro.